Si è avviato un primo momento di confronto sui temi che riguardano l'incidente di ieri. Ovviamente c'è tutto il limite che riguarda il segreto dell'istruttoria, per cui diciamo, oltre un certo limite non siamo riusciti ad andare. Abbiamo chiesto, in qualche modo ottenuto, che parta un confronto serrato sulle motivazioni. Non abbiamo mai accettato questo tema dell'errore umano, perché gli incidenti si verificano sempre perché c'è una serie di eventi che si concatenano, e su tutti questi eventi dobbiamo fare chiarezza per dare un segnale forte ai lavoratori che oggi sono preoccupati e anche ai viaggiatori italiani che usano il mezzo tutti i giorni rispetto alla quantità e qualità della sicurezza della linea ferroviaria. Nel caso specifico non c'è una correlazione così specifica tra gli elementi. C'è un tema che riguarda il sovraccarico delle linee, che è un tema noto. Dopodiché la manutenzione, in particolare questa era una manutenzione programmata, una manutenzione che si fa di default, e quindi la circolazione viene fatta sulla base della manutenzione di default che deve essere fatta. Una manutenzione che è sostanzialmente quasi tutto in orario notturno. Quindi bisogna provare invece a capire bene le cause di questo incidente, per capire se ci sono dei buchi e degli elementi che vanno sanati. Noi oggi non siamo nelle condizioni di farlo, ma il confronto con l'azienda dovrebbe produrre un punto d'attenzione. È uno sciopero molto partecipato, c'è una grandissima adesione, una grandissima tensione anche tra i lavoratori per la morte di questi due colleghi. Le 2 ore di sciopero saranno devolute alle famiglie dei colleghi morti, e ci sono stati anche dei presidi spontanei in giro, per cui è ovvio che c'è un grandissimo punto di attenzione sul fatto e in generale sulla sicurezza, che non è mai mancato dal nostro punto di vista, però questi incidenti bisogna farli scendere a zero, nell'ambito ferroviario non sono accettabili.